dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù, quando ebbe terminato di rivolgere tutte le sue parole al popolo che stava in ascolto, entrò in Cafarnao. Il servo di un centurione era ammalato e stava per morire. Il centurione l'aveva molto caro. Perciò, avendo udito parlare di Gesù, gli mandò alcuni anziani dei giudei a pregarlo di venire e di salvare il suo servo. Costoro, giunti da Gesù, lo supplicavano con insistenza. Egli merita che tu gli conceda quello che chiede, dicevano, perché ama il nostro popolo ed è stato lui a costruirci la sinagoga. Gesù si incamminò con loro. Non era ormai molto distante dalla casa quando il centurione mandò alcuni amici a dirgli: Signore, non disturbarti, io non sono degno che tu entri sotto il mio tetto. Per questo io stesso non mi sono ritenuto degno di venire da te. Ma di una parola e il mio servo sarà guarito. Anch'io infatti sono nella condizione di subalterno e ho dei soldati sotto di me e dico a uno va ed egli va e a un altro vieni ed egli viene e il mio servo fa questo ed egli lo fa. All'udire questo Gesù lo ammirò e volgendosi alla folla che lo seguiva disse: io vi dico che neanche in Israele ho trovato una fede così grande. E gli inviati, quando tornarono a casa, trovarono il servo guarito. Fratelli carissimi, cominciamo una settimana con una bellissima parola. Vedete, è meraviglioso essere accompagnati dalla liturgia, dalla sapienza della Chiesa, ispirata dallo Spirito Santo. Perché dice qui, no? Proprio all'inizio, oggi, Gesù, quando ebbe terminato di rivolgere tutte le sue parole al popolo che stava in ascolto, entrò in Cafarnao. Allora, ieri, per esempio, in assemblea liturgica, abbiamo ascoltato, noi facciamo parte del popolo che è in ascolto, abbiamo ascoltato, e dopo aver ascoltato il Signore, che ci ha dato una parola, e dopo che il Signore ci ha annunciato il suo Vangelo, dopo che il Signore ci ha, ammaestrato, Gesù entra in Cafarnao, cioè entra nella tua città, cioè entra nella tua vita, nella mia vita, con noi. Entra in questa settimana con noi, fratelli. Cafarnao, che è la tua casa, che è la tua città, che è il tuo posto di lavoro, che è la tua scuola, che è dove tu ed io viviamo ogni giorno, viviamo la settimana. Ma è interessante perché Cafarnao è anche la città di Gesù, diventa la città di Gesù, perché è la città dove lui ha preso dimora, nella casa di Pietro. Allora, questa è già la grandissima notizia, che questa domenica che abbiamo passato si dilata e diventa vita e alimento per tutti i nostri giorni con Gesù Cristo. E che succede? Che sicuramente tu ti trovi davanti come questo centurione, un pagano, attenzione, un pagano, come tu ed io. Abbiamo punti in cui siamo ancora pagani, fratelli. Attenzione, ma questo non è un problema. E l'abbiamo visto. Non è un problema assolutamente. Sei pagano, sì. Probabilmente sei forse attaccato ancora ai soldi. Probabilmente non sei completamente libero dal denaro. Non sei completamente libero dagli affetti. Probabilmente vivi paganamente, cioè chiedendo a idoli, muti, sordi e ciechi, la vita. Forse proprio perché chiedi la vita a chi non te la può dare, trovi che un servo a cui vuoi molto bene sta male, quasi sta per morire. Che cosa dice questo a tutti noi? Noi siamo stati creati per servire, cioè la felicità di un uomo è servire, la tua felicità è servire. Il Figlio dell'uomo è venuto non per essere servito, ma per servire e dare la sua vita in riscatto per molti. Allora, tu sarai felice questa settimana, cioè sarai beato, cioè vi ricordate, sarete beati se metterete in pratica che cosa? Quello che avete visto. Voi sarete beati se vi laverete i piedi gli uni gli altri, dice nell'ultima cena il Signore. Allora, tu sarai beato, sarai felice, sarai realizzato in questa settimana, nei giorni di questa settimana, oggi, domani, durante la settimana, se servirai. Ma ti trovi che hai parti di te, territori di te che non sono disposti a servire,
zone nella tua vita nelle quali tu non vuoi servire, nelle quali tu non vuoi metterti, non puoi, sei mezzo morto, non puoi, sei malato, sei gravemente malato, puoi servire tua suocera, forse no, puoi servire, cioè puoi dare la vita a quel collega che non sopporti, no, a quel vicino di casa che ti sta rendendo la vita impossibile. Che proprio non lo sopporti più, neanche come cammina, come parcheggia, come stende i panni, non sopporti nulla, non sopporti nulla di come si comporta tuo figlio, vero? E lì dove è tuo figlio non ce la fai a servirlo, no, non ce la fai, anche se ieri hai ricevuto quella parola meravigliosa del figlio prodigo, ma non ce la fai, non ce la fai proprio. Tua moglie? No, la sessualità che ti è stata data ci è stata data per servire la vita, per servire alla volontà di Dio, cioè la sessualità, i nostri organi sessuali, con il piacere che è incluso in esso, anzi, che fa della sessualità il tempio più bello di Dio sulla terra, ma ci è data per essere un servizio, una liturgia. Sapete che la liturgia vuol dire servizio anche, no? Cioè servizio liturgico. Cioè la liturgia è un santo, 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 è un divino ufficio, è un donarsi a Dio, è un donare il meglio di noi stessi a Dio. Bene, la sessualità fa parte di una liturgia che è al servizio della volontà di Dio, perché nascano le persone e che Dio ha pensato da sempre perché possano raggiungere il cielo, perché possano essere i depositari del suo amore. Bene, tu usi questa sessualità per te, non la metti a servizio di tua moglie, anzi ti servi di essa, ti servi della tua sessualità, ti servi di tua moglie, ti servi di tuo marito forse, perché capita anche questo, ti servi della tua fidanzata, magari non c'hai i rapporti completi, ma allunghi di qua, allunghi di là, la stai sporcando. E non puoi, sei morto, sei mezzo morto. Tu ogni volta che esci con la tua fidanzata, l'unica cosa che pensi è come poter fare qualcosa per placare i tuoi ormoni che vanno a mille, il tuo testosterone che sta sempre su di giri. Ma dico questo come dico la scuola, come dico il lavoro, come dico qualunque cosa. In tutto noi siamo chiamati a servire, gli occhi per servire, le mani per servire, la bocca per servire, ma non possiamo. Ma tutto questo ci è molto caro. Cioè, come questo servo, che sicuramente era un servo, un amico, era un altro se stesso, era il depositario delle confidenze del centurione, questo servo era importantissimo, vero? Cioè, senza questo servo, quel centurione si sarebbe sentito un'altra persona, non sarebbe stato lo stesso, gli sarebbe mancato la mano destra, forse anche la mano sinistra, forse dove il luogo dove poter riposare, dove poter dare... dove poter confidarsi, dove poter sentirsi consolato, insomma, senza il servizio, senza la possibilità di servire, tu non sei la stessa persona. Per questo forse sei arrivato a questo punto, per questo forse oggi ascolti questa parola con un orecchio diverso. Non puoi perdonare tua moglie, non puoi restare con tua moglie, forse gravemente, è una cosa ancora più grave, ti sei innamorato di un'altra. Vuoi mandarla a quel paese? Già hai stabilito che questa non è più tua moglie. Basta. È così? Ma tu non sarai un uomo. Tu sarai un mezzo uomo. Anzi, sarai un uomo distrutto. Sarai morto. Stai lì per morire. Stai lì per morire. Ma come? La tua felicità è servire questa moglie che Dio ti ha dato. No, tu ti vuoi fare i cavoli tuoi. Tu vuoi riempire la tua pancia di sesso, di delicatezze, di dolcezze, di cazzate varie. Con un'altra donna, vero? Sei stanco perché tua moglie ti ha ingannato, che ne so, tutto quello che ti pare, tu ti inventi tante di quelle cose. Bene, stai morendo e sei un pagano. Ma c'è una buona notizia per te, c'è una buona notizia per me oggi, di fronte a questa settimana, con tutte le difficoltà che ci metti davanti, dove noi vediamo che non possiamo servire, quindi non essere felici. Bene, qual è? Che questo centurione amava il popolo di Israele, come tu ami a Cristo. Che è il corpo, che è la Chiesa. Cioè tu hai fatto qualcosa nella tua vita. Dice, ha costruito la Chiesa. Cioè hai fatto qualche gesto nella tua vita che ti ha legato indissolubilmente a quella parola, perché la sinagoga è il luogo della parola, è il luogo dove si dà la parola, dove si pronuncia, dove si predica la parola, dove la parola è spezzata, dove il popolo diventa una sola cosa attorno a quella parola, dove il popolo si compie, si realizza come popolo. Dove si converte, dove sa come agire,
E questa parola sappiamo che è Cristo. Non poteva immaginare quel centurione che, offrendo i suoi beni per la parola, per la costruzione della sinagoga, che è il tempio della parola, lo stava dando, stava legando indissolubilmente la sua vita a quell'uomo di cui aveva sentito parlare, perché gli era stato predicato, come ti sta predicando oggi a te, come mi si è predicato, come scusate, è predicato ogni giorno a noi. È stato predicato una parola vera, autentica, vera. E lui ha legato la sua vita a quella parola. E quello rimane scritto nel cielo. Tu, tuo figlio, tua moglie, avete fatto qualcosa, tu hai fatto qualcosa, forse hai dato i tuoi beni, forse hai fatto qualcosa, hai legato la tua vita, hai accolto una volta la predicazione, hai contribuito alla costruzione del corpo di Cristo, fai parte di una comunità cristiana, anche se sei ancora molto pagano, anche se ancora cerchi molto la vita negli idoli, anche se sei malato e non puoi servire. Hai legato la tua vita, hai amato al popolo, hai fatto qualcosa, questo rimane come un memoriale. Hai fatto nel senso che hai accolto forse un missionario, forse qualcuno che ti ha predicato. Quel giorno, in quel momento particolare, in quel ritiro, in quella convivenza, in quella celebrazione. Hai fatto, oggi. Oggi leghi la tua parola, oggi ami perché ami... Ami chi ti ha amato veramente, ami chi ti ha amato senza condizioni. E hai un'altra possibilità, oggi, quella che genera la fede, che fa esplodere la fede in questo centurione, che cosa? La verità, che significa umiltà. Io non sono degno. Io non sono degno, come diceva il figlio prodigo, io non sono degno di essere chiamato tuo figlio, io non sono degno che tu entri, infatti, sotto la mia casa, infatti gli manda degli anziani giudei, ebrei, perché non gli manda i suoi parenti, i suoi, che sono pagani, perché non si contaminasse Gesù, attenzione ai particolari, lui veramente sa dov'è e dice, io non sono degno veramente, ma come? Gesù si muove a sentire che ama il popolo, cioè a sentire, vedete, c'è un rapporto di amore costante, costante. Gesù si fa presente a Cafarnao, Gesù va a cercare sicuramente, perché sapeva che c'era lì qualcuno che soffriva, vero? E quell'uomo già misteriosamente legato, già misteriosamente innamorato di Gesù Cristo che ancora non conosceva, come tutti gli uomini di tutta la terra, come tu. Che vorresti servire, non puoi servire, ma sei stato afferrato dalla parola, sei stato afferrato dalla sinagoga, dalla ecclesia, dalla comunità, sei stato abbracciato dall'amore di Cristo e ti sei innamorato di Lui e hai desiderato servirlo, hai desiderato mettere la tua vita in Lui. Bene, in questo incontro meraviglioso dove Gesù si mette in cammino verso di Lui, questo servo comprende la verità. E questo è quello che era poi la fine, se vogliamo, del percorso catecumenale della Chiesa primitiva. Lo spogliarsi completamente di se stesso, nudo dentro la fonte battesimale. Cioè io non sono degno, io non sono nulla. Io sono un centurione, vuol dire, cioè io ho una centuria, ho 100 persone sotto. Io so cosa vuol dire quando uno sta al suo posto. E so cosa, e probabilmente lui sapeva cosa voleva dire, fare un favore. Anche solo di una parola, no? La parola di un generale, la parola di un comandante, la parola di un ufficiale, ha valore, dice, lui, mettetelo là, lui che mangi doppia razione, ma non è degno, lui che mangi come un ufficiale perché sta male, perché non so che, lui, questo, no? Allo stesso modo lui sa che è in un posto dove non ha nessun diritto, tu pensi questo? Perché questa è la libertà. Sapere che io e te non abbiamo nessun diritto di essere salvati, non abbiamo nessun diritto di essere perdonati, eppure c'è uno che perdona chi non ha diritto, eppure perché? Perché è più grande di tutti, perché è più grande, perché ha proprio quel potere, proprio quello è il potere di un centurione, il potere di un generale, il potere di uno che ha potere è proprio fare quello che gli altri non possono fare, cioè... Due soldati semplici non possono dire
Dai, vai a mangiare dagli ufficiali. Dai, ti do questo permesso. Non te lo posso dare, sono un pari grado. Ah, lui ha capito che Gesù non era un suo pari grado. Gesù aveva qualcosa in più. E quel qualcosa in più è proprio fare l'impossibile. Rendere degno uno che è indegno in virtù del suo sangue. L'ho intuito, non lo poteva sapere, ma è questo. E questo dice, non ho trovato nessuna fede. La fede è emunà. In ebraico vuol dire appoggiarsi. Lui ha appoggiato la sua vita, la vita del suo servo, cioè la sua, tutto se stesso, lo ha appoggiato su questa, sul potere di Gesù Cristo. Assoluto. Il potere di fare l'impossibile, di perdonare l'imperdonabile, di amare quello che non ha nessuna ragione di essere amato, che non ha nessun diritto di essere amato, che anzi dovrebbe essere distrutto e messo da parte. Tu ed io. Per quello che abbiamo, tu che vuoi lasciare tua moglie, tu che vuoi andartene con un'altra donna, tu che vuoi distruggere la tua famiglia, non hai nessun diritto di essere amato, sei amato, amato, perdonato, sanato, perché tu possa servire tua moglie. Di nuovo, è meglio di prima. E così ogni giorno, nelle piccole e nelle grandi cose, in questa settimana. Signore, non sono degno, veramente. Lo diciamo tutte le volte che ci abbiamo l'Eucaristia prima di accogliere Cristo nella nostra vita, no? E riconoscere, guarda, io non sono degno che tu venga ad offrirti completamente a me, però so che tu una parola, basta una parola, la tua parola, sia la luce, e la luce fu, sii guarito, e guarito, come hanno constatato poi, no? I messaggeri, nel momento in cui Gesù pronuncia la sua parola, quella parola ha autorità, quella parola si compie. Esattamente come lui aveva sperimentato nella sua vita. Allora coraggio, coraggio, perché possiamo entrare in questa settimana appoggiandoci alla parola di Gesù, al potere di Gesù, stando al nostro posto, proprio perché stai al tuo posto, proprio perché tu riconosci di essere indegno, incapace, un servo mezzo morto che non ha nessuna capacità, proprio perché riconosci questo, riconosci a Gesù di essere sopra di te. Di essere Dio, riconosci a Dio il potere di essere Dio, cioè di fare Dio, cioè di fare il creatore che ti ricrea, di fare la misericordia che ha nel cuore, di amare, perdonare e ricreare laddove nessuno può. Allora coraggio, stiamo al nostro posto, riconosciamo la nostra indegnità perché Cristo oggi ci faccia degni di essere i servi per i quali siamo, per diventare i quali, per essere i quali siamo stati creati. Buona settimana. Buon servizio.